Eccoci qua, allora siamo con Graziano. Buongiorno Graziano, benvenuto. Abbiamo aperto questa nostra diretta del pomeriggio, la mezz'ora con che ormai facciamo sui nostri canali 015 FB, sulla nostra pagina Facebook 015 FB, sul YouTube, che perché viene poi caricata appena termina la diretta Facebook, che YouTube è canale 015 TV. E su tanti altri supporti, tra cui anche il nostro sito, che per il momento si chiama ancora www.015tv.wordpress.com. Questo perché Graziano, tra appena torneranno attive tutte le situazioni anche burocratiche, quando possibile, il prima possibile speriamo, registreremo come testata giornalistica anche il sito, in modo da poter avere tutti i supporti a disposizione. Allora, approfittiamo di questi primi minuti nei quali invitiamo a connettersi ai nostri amici, perché i primi minuti della diretta Facebook serve per creare quello che è l'accesso e la segnalazione della rete a tutti i follower della nostra pagina, che ormai sono più di 3.950, stiamo quasi arrivando ai 4.000, Graziano, pensa, iniziamo per gioco e poi le cose alla fine si evolvono bene. Allora, noi abbiamo parlato in questi pomeriggi già di sport con il maestro Roberto Scaglione, che ci ha parlato della situazione di crisi dello sport la scorsa settimana. Abbiamo poi aperto una parentesi seria con il giornalista Roberto Pietrobon. Io però mi occupo di eventi, 015 nasce come portale e come trasmissione televisiva sulle reti locali piemontesi sugli eventi di Biellese e dintorni. In questo, anche e soprattutto nella musica, abbiamo aperto adesso con delle immagini molto rapide della Notte Bianca di Cossato, che abbiamo fatto insieme, Graziano, perché anche il settore della musica, così come quello dello sport, in questo momento è fermo sostanzialmente. E direi proprio che è in ginocchio. In ginocchio non per pregare, ma proprio perché in ginocchio non ci sono più eventi, non se ne possono organizzare, quindi la cosa diventa insostenibile, diventa dura la cosa. Io personalmente, come tanti altri, siamo a casa. Lavoriamo un po' col computer, un po' faccio il giardinaggio, porto il cane, insomma quelle cose lì. Ma questo chiaramente non ci dà da mangiare. Tu sai che io ho in mente un progetto che sto portando avanti con degli amici. Siamo un gruppo di 6 persone e abbiamo fondato questo gruppo che si chiama 360 gradi, con dei personaggi del Biellese abbastanza conosciuti, abbastanza famosi, insomma. Abbiamo al basso Adriano Ranghino, che faceva parte negli anni 70 dei Cardinali, quindi i primi gruppi che allora si chiamavano complessi, ricordi, c'era questa tipologia di gruppo, non c'era la band o quelle cose. E quindi con i Cardinali negli anni 70, poi passato agli Whispers, e lui è un ottimo bassista, una persona stupenda. Poi abbiamo la chitarra Nando Garbi, che faceva parte di Paola D'Amì, Alex Tosi, quindi allora faceva il liscio. Poi era con il gruppo dei TNT, che arrivano una cover band che faceva i brani dei Nomadi, lui alla chitarra. Abbiamo Claudio Montagnoli alla batteria. Claudio Montagnoli è un personaggio addirittura, tu pensa, questo fa anche Umbria Jazz più di una volta, quindi proprio l'ultimo arrivato, sai, uno di quelli che, sì, che non valgono suonare, poco, insomma, tra virgolette. Che non sa suonare, esatto, no, è una persona, a parte l'umiltà di questa persona, perché è una persona fantastica, Claudio veramente è una persona meravigliosa. Abbiamo alle tastiere Giancarlo Semini, poi abbiamo anche lui arriva dai Blackout,
degli anni 70 e dai colpi di scena un altro, tra virgolette, famoso gruppo del Villese. Ancora un polistrumentista che è Rodolfo Malinverni, lui passa dall'armonica a bocca al flauto di Pan, non so, la chitarra ai bonghi, per dirti, no? Addirittura. Sì, lui è un polistrumentista. E poi, niente, voglio fare un saluto particolare al maestro Angelo Cerutti, fisarmonicista, perché noi, oltre a fare gli anni 70, abbiamo un gruppo che si chiama Graziano's Band e facciamo anche il liscio, quindi nelle feste campestri, e a quel punto abbiamo bisogno del maestro Angelo Cerutti alla fisarmonica. Io credo di aver detto tutti quelli che sono i componenti del nostro gruppo, Però che allora, tu da tanti facendo... anni fai anche piano bartono, Dimmi. no? Ricordo bene. Sì. Sì, a me piace molto fare il piano bar. Diciamo che il piano bar ormai si fa con le basi musicali, a volte suoni qualcosa su con il pianoforte, con qualche accordo e così. Però il piano bar allora, ma mi piaceva perché era nato, ti dico piaceva, e uso il passato, perché mi piaceva quando si suonava dal vivo, quindi con la tastiera, con la batteria elettronica a parte, le prime batterie elettroniche. Adesso ormai questo, vuoi per i costi, perché chiaramente tre persone che suonano, quindi basso, batteria, voce e tastiera, diventa un costo un po' alto per i gestori dei locali, che tra l'altro, anziché chiederti se sei bravo o meno, la prima cosa che ti dicono è quante persone mi porti, cioè ormai siamo diventati dei PR e non dei musicisti. Ecco, Guarda, lì è brutto con da un dire, nostro ma... amico comune che ha una orchestra di liccio, che è Alex Cabrio, con cui insomma Ah, io lavoricchio e che salutiamo, se ci segue in diretta o ci seguirà più tardi in registrata sulle varie piattaforme dove mettiamo questa nostra chiacchierata. Mi diceva che addirittura in una sala da ballo, non posso dire quasi, gli ha chiesto, però mi raccomando, che abbia delle belle basi, non che la gente sappia suonare bene. Cioè, gli hanno chiesto, l'importante è vero, che le basi funzionino bene. In effetti, tante volte vediamo delle vero. gran finte, su determinate orchestre. Tu invece mi hai citato dei musicisti che veramente sanno suonare gli strumenti come si deve, Sì, insomma. Meno male molto questo, meno bravo. male. Ma guarda, due dei componenti che sono con me fanno ancora tuttora, militano tuttora negli Italian Graffiti per Biella, quindi sia Nando Garbi che Montagnoli sono tutti, uno il batterista e l'altro il chitarrista, con l'amico Andrea Viola che salutiamo, lui è un grande Certo, musicista di Andrea, Biella. che insomma, il nocciolo della questione, Italian Graffiti, lo conosco da anch'io da tanti anni, Certo. lo salutiamo volentieri. E quindi Che in poi questo. sarebbe Andrea Barbera, è il nome suo, Eh sì. È Viola è il nome, diciamo, è il suo nome di battaglia. il nome d'arte, il nome d'arte, nome d'arte. Nome Peraltro, d'arte, bravo. bassista, se ricordo bene, giusto, Sì, Andrea. Suona orecchio in maniera incredibile, peraltro lui è bravo, no? È molto, molto bravo. un talento naturale per la musica, insomma. Sono quelle persone che nascono per far quello, io ne conosco due che sono nati per far quello, uno è lui e l'altro è Gioia alla fisarmonica, che da tanti anni gira tanti luoghi con la fisarmonica, anche lui è nato per suonare quello. Mi dicevi 360 gradi, soprattutto anni 70, sono stati anni musicalmente molto interessanti. Noi abbiamo un'idea degli anni 70, hai detto dei gruppi che c'erano nel Biellese, che iniziavano com'era, erano tanti anche a livello nazionale. Negli anni 70 c'è stata un'esplosione di gruppi, di cantautori e anche di musica ritenuta impropriamente più nazional-popolare, penso a Battisti, quando poi invece lo vai a riscoprire come cantautore con i Controfiocchi, insomma. Tu quali sono i tuoi preferiti di quella stagione musicale? Parliamo di italiani e di internazionali. Ma sai, noi siamo cresciuti con la PFM, con il Jethro Tull, che forse qualcuno non ricorda nemmeno, King Crimson, oppure allora c'erano dall'altra parte, la nostra parte, c'erano i giganti I che cantavano giganti. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, poi c'erano i Camaleonti, Dintic, eccetera. Come gruppo noi abbiamo scelto qualcosa di più, allora lo chiamavano rock progressivo.
e sono alcuni pezzi del Banco del Mutuo Soccorso, la PFM, poi abbiamo chiaramente i New Trolls, insomma, quelli che hanno fatto la storia, i brani con i quali noi siamo cresciuti, andavamo a ballare, insomma, quelle cose lì. E volevo farti ascoltare, per esempio, una cover che noi facciamo, che è del Banco del Mutuo Soccorso, se abbiamo un attimo di tempo, ed è il titolo è Moby Dick, no? E ti dirò, la storia, per esempio, del Banco del Mutuo Soccorso, tanto visto che abbiamo un po' di Sì, tempo, possiamo chiacchierare, nacque stai così, tranquillo. no? Vittorio Nocenzi, che è un po' è il leader, il fondatore di questo gruppo, ebbe un'audizione con la RCA, grazie a Gabriella Ferri, no? E così, per caso, andò bene questa audizione, allora gli dicono: senti, fai una cosa, tu hai un gruppo e ti diamo la possibilità di incidere dei pezzi. Hai il tuo gruppo? Sì, ho il mio gruppo, cosa che invece non era vera. Tornando a casa, sì, no, non sto scherzando, ha reclutato amici, parenti, insomma, tutti quelli che erano in grado di reggere uno strumento, ed ecco perché il nome Banco del Mutuo Soccorso, perché all'ultimo momento ha tirato su, insomma, una formazione di fortuna. E pensa che successo non ha avuto, a parte che, ripeto, io voglio farti ascoltare questo brano assieme agli altri, poi che hanno fatto Paolo Pa e tutti gli altri, ma questo, secondo me, almeno mi ha colpito di più perché è il più, insomma, mi piace di più degli altri. Ecco. Voglio fartelo ascoltare se abbiamo un attimo. Sì, sentiamolo volentieri. Allora. Dormi Moby Dick, spegni le ali e dormi sicura se vuoi. Tanto i cavalieri del Santo Graal non ti raggiungeranno. Sopra un vascello fantasma e vola via verso una terra promessa. Moby Dick, bada te se ti innamorerai e danzerai sopra una stella marina e danzerai colpendo al cuore la luna. Chi impazzì dietro a te non torno mai più. Questa era una delle cover che facciamo noi, questa è una registrazione. Io non so ora come sia Molto l'audio di buono, questo. molto buono. E quindi si è sentito bene Ecco, questa teniamo volta, perché conto. nelle Ma noi prove. siamo questi. Esatto, noi siamo questi. Ti Senti, ma conto. Banco del Mutuo Soccorso, io mi ricordo nei, ovviamente, io sono nato nel 74. Però ho avuto la fortuna, mia madre era una collezionista di 33 giri, ho ascoltato di tutto di quegli anni, perché erano gli anni nei quali lei comperava i dischi, come lei tutti compravano i dischi, e siamo passati nell'ascolto dai Pink Floyd appunto al banco. Io mi ricordo delle tracce del Progressive che duravano anche 10-12 minuti a brano. Sì. Ma ti dirò, allora c'era un po' questa moda, no? Un altro gruppo che ha un brano che ha durato addirittura tantissimo, ci cioè sono addirittura tre suite, ed è Concerto Grosso dei New Trolls, scritto da Bacalov per questo gruppo. E anche lì ci sono delle cose che durano lì, addirittura tre suite, quindi stiamo parlando di almeno mezz'ora, un 30 minuti in tre pezzi diversi, no? Che anzi, poi più avanti ascoltiamo anche quella. Volevo aprire una parentesi, Sì. sempre per in quegli anni, per un grande gruppo di quei, un altro grande gruppo, che erano i Ribelli con Demetrio Stratos. Tu ricorderai sicuramente Stratos, quello che cantava Pugni chiusi, ha Pugni fatto chiusi. successo con Pugni chiusi. E poi, questo nel 72, dopodiché, cioè prima, anzi scusa, nel 67, nel 72 è passato con gli Area. È stato poi l'anima, la voce, il fondatore degli Area, in pratica, Stratos. E anche di questo noi facciamo Pugni chiusi, la versione di Stratos, che comunque è molto bella. Poi vabbè, Pensa altre cose, sì. la cosa incredibile come ci siano degli anni che hanno una marcia in più musicalmente. Nel 1967 tu dici esce Pugni chiusi. Pensa che in quegli anni Sì. lì, ad esempio, è uscita anche, che è stato l'anno del suicidio di,
di Luigi Tenco, e fu un anno strepitoso sotto l'aspetto musicale, a parte Ciao Amore Ciao, uscì Sì. anche Mi Bisogna saper sono perdere, innamorato di Mi te, sono mi innamorato sono di te, insomma, innamorato di te. veramente ci sono degli anni che hanno una marcia in più, Prolifici. ecco. Cosa ci Ma fai secondo me ascoltare sono stati ancora? gli anni che hanno scritto un po' la musica Sì, perché poi l'onda lunga che dei gruppi rimarrà anni qui. 60 ha poi avuto il pieno sviluppo negli anni 70 sostanzialmente, Sicuramente, insomma, si è chiaramente. partiti. Prima hanno fatto le loro esperienze ed era molto dura allora, comunque, perché diciamo che ogni quartiere aveva almeno tre complessi. Ogni quartierino c'era la chitarra, la batteria, il basso con la tastierina, che tentavano di fare qualcosa. Non c'era nulla prima, tra l'altro. Se tu pensi, negli anni 60 c'è stato il boom economico, e va bene. Ma e poi? Cioè, per quanto riguarda i giovani, a parte i grandi movimenti del 68 e tutte quelle cose di Woodstock, ecco, Woodstock è stato forse l'avvenimento più importante, che ha fatto più eco, che ha avuto più eco a livello mondiale, credo. E proprio per questo, a questo punto, salutiamo l'amico Tere, il nostro amico DJ Tere, che con la Woodstock Family fa delle serate, tra l'altro le abbiamo fatte anche noi, Sì. bonus, se ti ricordi, dicevi prima quella che hai fatto, che abbiamo trasmesso prima, mi pare, Sì, no? acquistato. Quella sera. Comunque, niente, ripeto, adesso. Tornando al discorso a bomba sul discorso di prima e di Stratos, volevo farti ascoltare con i pugni chiusi proprio del 1967, del quale noi facciamo la cover, e questi che vi faccio ascoltare siamo noi. Ripeto, l'audio è un po' quello che è, ma bisogna avere un po' di. Che meraviglia, io mi sono sognato una Veramente versione di Paolo Mengoli, o tu te la ricordi? non mi Magari me la sono prendi. sognata io, può essere, No, no, perché sai, può può darsi. essere, io non mi ricordo, però insomma, perché no? Perché Certo. no? E quindi anche questa riscoperta di Demetrio Status, riscoperta che andrebbe fatta perché è veramente un po' dimenticato, Sì, beh, lui poi con gli Aria ha fatto poi altre cose meravigliose. E tra l'altro, proprio su Demetrio Stratos, mi collego a un altro grande gruppo che è la PFM, la premiata Forneria Marconi, che tra l'altro il primo cantante della PFM era poi Teo Teocoli, tra le altre cose, che ha abbandonato il gruppo nel 67, ma la prima voce, diciamo, il primo frontman, che adesso si usa dire frontman, era Teo Teocoli. L'anima invece era di Cioccio con Mussì, da tutti e due, batteria e chitarra. E a proposito di Demetrio Stratos, hanno dedicato a lui
una canzone meravigliosa che è Maestro della Voce, perché per loro questa voce così particolare di Demetrio era eccezionale. E, anche questo è un brano, sì, questo proprio siamo ai confini tra il pop e il rock progressivo, a modi di Genesis, Jethro Tull, ti ricordi, non so se ricordi quei gruppi che c'erano, King Crimson, ecco, siamo a quei livelli quasi, andiamo a rasentare questo tipo di sonorità, che tra l'altro sono molto belle, molto, molto particolari. Più tardi facciamo ascoltare anche un pezzo di questo maestro della voce. Tu hai altre domande? Volevi sapere qualcos'altro? No, la PFM, i profani la conoscono principalmente per essere stata la band di accompagnamento in quella meravigliosa tournée con De André, insomma. E li abbiamo visti anche recentemente nel ricordo di De André. In realtà sì, adesso sembra paradossale, Teo Teocoli ha iniziato come cantante, ma anche, pensa, il suo gemello poi che nelle TV private, soprattutto con Antenna 3, fece coppia, e Massimo Boldi in realtà è un batterista, nasce come batterista. Ce ne sono tanti di queste situazioni curiose. Penso ad esempio nei Flora, Fauna e Cemento, che è un gruppo a cavallo negli anni 70, alla chitarra c'era poi Bruno Longhi, che diverrà un grande nome del giornalismo sportivo. Teo Teocoli, insomma, io ho avuto fortuna di vederlo proprio hai sottolineato Andrea Viola, Andrea Barbera Viola, nel 1994, se non sbaglio, noi abbiamo avuto la fortuna di fare uno spettacolo, io e lui, pensa, c'era con noi Simona Ventura e tanti altri artisti. Poi lui fu invitato con il gruppo suo, che allora era il nocciolo della questione, al compleanno di Teo Teocoli, e il primo numero di Chi, pensa, del giornale diretto da Alfonso Signorini, c'era la foto del compleanno, compleanno di Simona Ventura, e nella foto c'era Teo Teocoli e dietro anche Andrea con il basso messo così. E in quella situazione c'era Teo Teocoli, che erano seguiti dalla stessa agenzia di Mario Vettorello, che era, alcuni di noi se lo ricordano, nel personaggio di Savoia, che era il papà piccolo nella Jalapas Band, mentre Teo Teocoli faceva la presa in giro come Vettorello del giornalista piemontese sportivo. Ecco, lui che gestiva questi artisti, e c'era un giovane alle prime armi albanese seduto in prima fila in questo spettacolo, che si stava mangiando con negli occhi Teo Teocoli per imparare a come riuscire a tenere botta nella trasmissione che poi avrebbe fatto con lui e poi senza di lui, appunto, con la Jalapas Band. Per cui pensa come alla fine tante situazioni si incrociano, perché poi chi ha il fuoco sacro dell'arte e della musica in qualche modo lo deve sviluppare su un palco, e quindi insomma c'è questo aneddoto curioso. Dicevi, perché noi poi qui parliamo, siamo già a 20, più di 24 minuti che parliamo, il tempo passa quando ci si diverte, come si dice. Ci fai ascoltare ancora qualcosa e poi ricordiamo i modi per contattarti e per contattare tutte le tue realtà musicali. Ma noi, guardi, per contattare noi sia come gruppo, per quanto riguarda 360 gradi, quindi le grandi cover degli anni 70, oppure la Grazianos Band come gruppo di liscio, come intrattenimento, ci sono le pagine Facebook che sono appunto Grazianos Band oppure Graziano. Poi adesso abbiamo anche la fortuna di avere l'amico Andrea che ci dà una mano con FB015, quindi non è difficile trovarci, insomma. Ecco. Piuttosto volevo chiudere con una perla, io la chiamo una perla perché per me è una cosa meravigliosa, bisogna ascoltarla, ed è quella che vi faremo ascoltare tra qualche minuto, ed è Concerto Grosso dei New Trolls. Questo viene da un'idea di Bacalov, no? Un grandissimo direttore d'orchestra, e si articola in tre in
tre pezzi, tre pièce, chiamiamole così. Il più bello da parte nostra è quello che viene fatto sì con i Neutrons, ma anche con le voci, che è molto particolare. Tra l'altro c'è stato anche un film, e questa è stata la colonna sonora del film di Lucidi, che era My Shadow in the Dark, il titolo del film, e cita pochissimo cantato, cita però le parole dello Shakespeare di Hamlet, dell'Amleto di Shakespeare, in pratica morire, dormire, forse sognare, queste sono, l'unico testo, sono le uniche parole che vengono cantate in questo bellissimo insieme di note musicali, eccetera. Tra l'altro questa cosa viene poi, è stata fatta anche come solo di chitarra dedicata al grande Jimi Hendrix, che proprio in quell'anno era scomparso. Quindi hanno aggiunto in un secondo tempo questo assolo di chitarra per omaggiare questo grande chitarrista che ci ha regalato delle cose meravigliose. Il titolo appunto è Concerto Grosso, e lo facciamo ascoltare dalla parte dei Neutrons. Noi facciamo anche questo, questa è una nostra cover, quindi andiamo con questa e ve la facciamo ascoltare molto volentieri. Volentierissimo. Sotto l'aspetto musicale è strepitoso. Sì, no, è una cosa incredibile. E tra l'altro nel brano originale dei Neutrons c'era la chitarra elettrica di Nicola Di Palo, no, che eseguiva l'ultimo assolo, che magari ve lo faccio sentire un attimino, sì. L'ultimo assolo. Mentre noi abbiamo chiaramente il nostro amico Nando che fa la stessa cosa con la chitarra per noi. Questo dovrebbe essere l'assolo finale. Che era questo, qui siamo sempre noi, chiaramente l'audio è un po' quello che è, perché siamo in sala, noi abbiamo una sala prove nostra, quindi
E niente, ricordiamo ancora, allora, la Grazianos Band oppure i 360 gradi sono disponibili, anche volendo un po' di piano bar a livello personale, insomma. Okay. Poi duo, trio, sai, facciamo diverse formazioni. Allora facciamo un appello generalizzato, non appena proloco, enti, comuni, certo. Anche, salutiamo anche gli amici Fantini della Peschiera che hanno chiuso il locale, Giorgio, eccetera, in questo momento di difficoltà. Ah, peraltro, apriamo una parentesi, è venuto fuori che tu suonavi il giorno in cui è stato trovato uno di un'orchestra positivo, in realtà non era quel giorno lì, insomma, lì è uscita un'informazione sbagliata, vabbè, queste sono... Comunque tutti i gestori del locale, tutti gli organizzatori di eventi, tutte queste persone che adesso sono ferme, sono in difficoltà, le ringraziamo per l'impegno che sicuramente ci rimetteranno, mi metto anch'io in questa categoria. Non appena sarà possibile, se volete sognare con la musica anni 70, 360 gradi con Graziano Del Frate, se volete invece la situazione di liscio oppure di piano bar, sempre con Graziano, il modo per contattarlo è la sua pagina Facebook Graziano Del Frate, oppure potete tranquillamente scrivere qua sulla pagina Facebook 015FB e noi vi mettiamo in contatto. Allora, così, grazie Graziano per questa mezz'ora in compagnia che è trascorsa velocissimamente, grazie per aver preparato delle registrazioni dei brani così per raccontare un po' quel periodo musicale degli anni 70, grazie davvero. Grazie a te. Ricordati sempre, grazie Graziano. Grazie Graziano. Grazie Graziano. Allora ripetiamo ancora una volta e andiamo a chiudere. Allora questa diretta su 015FB viene caricata tra pochi minuti, così la potete trovare tranquillamente anche sul canale YouTube di 015, che è canale 015TV, oppure sul nostro sito che per il momento si chiama ancora www.015tv.wordpress.com e che tra pochi giorni verrà registrato e quindi si chiamerà in una maniera molto più semplice. Voglio salutare tra tutti quelli che ci hanno seguito in questo momento nella diretta, varie persone. Allora, Bellardone, Stefano, che è il fratello dell'organizzatore, anche lui collabora nell'organizzazione del Carosello del Risotto Italiano, in cui quest'anno abbiamo avuto proprio dei cantanti anni 70. Come ospiti e anche Renato Bertoloni che insomma è un musicista e tra questi con loro ringraziamo tutti Cristina, Paolo, Simona, Martina, Roberto, insomma tutti quelli che ci hanno seguito in questa nostra diretta che tra poco sarà anche sul canale YouTube canale 015TV. Grazie Graziano per le nostre dirette, ci vediamo domani alle ore 11 con la rassegna stampa come consueto e domani alle 16 parleremo invece di eventi di moda con Cesare Morgantini che è un impresario della zona del Pavese del Lodigiano, pensa un po' dove in questo momento c'è stato il maggior problema legato al coronavirus in questi mesi, insieme a Bergamo sono stati i posti purtroppo più colpiti. Grazie, ciao e viva la musica. Ciao Andrea, grazie a voi e a presto. Ciao.